Trend Italia 2022 continua, siamo allo stand di Caffè Borbone, magica emozione, e non potevamo non intervistare Massimo Renda, il presidente operativo dell'azienda. Dopo 4 anni, bentornato Massimo. Ah, ci voleva proprio davvero. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. 4 anni che, voglio dire, rimarranno nella storia del mondo e che ci hanno tenuto un po' lontani dai nostri clienti, dai partner, e questa è un'occasione fantastica per rincontrare tutti quanti. Infatti devo dire, abbiamo avuto tantissimi clienti, amici, ospiti dei nostri stand e sono soddisfattissimo di questa fiera intima, non dispersiva, concentrata, tantissimi imprenditori, si è innalzato il livello. Forse è mancata un po' di presenza straniera, ma tutto sommato non è guastata come cosa. Massimo, in questi 4 anni sono successe un mucchio di cose in casa Caffè Borbone. Riusciamo a riepilogarle in pochi minuti? Dipende da quanti ore abbiamo. In realtà l'azienda è cresciuta in 4 anni, penso così, ad occhio e croce, quasi del doppio della dimensione, strutturandosi via via, continuando a spingere tantissimo sul mercato. La pandemia, inutile nasconderlo, un po' ci ha aiutato, per quanto triste ed evitabile sia e rimanga, però ha accelerato il consumo in casa, quindi il consumo dei monodose, e noi abbiamo avuto 4 anni intensi per stare dietro a questa esplosione di domande. In più abbiamo continuato con la nostra ricerca e sviluppo, abbiamo nel frattempo lanciato la cialda con l'imballo riciclabile, nostro grandissimo vanto, siamo i primi e c'è stata una partnership con il nostro fornitore pazzesca per arrivare a un traguardo che, credimi, complicatissimo, anche perché non solo l'imballo riciclabile ma è certificato, perché per noi dichiarare una cosa ci deve essere la certezza di un ente terzo. In questi giorni stiamo presentando la capsula in alluminio, fermo restando che la nostra in plastica con la bustina, la nostra all'espresso non si tocca, voglio dire, facciamo numeri notevolissimi, i nostri clienti sono contentissimi del prodotto, anzi abbiamo cercato di avvicinarsi a quella risentanza il più possibile. Estero, Fabio, difficile, 4 anni sono tanti, per Caffè Borbone lo sono ancora di più, voglio dire, tanta roba. E chi segue i nostri strumenti, Vending News, la rivista bimestrale dedicata alla distribuzione automatica, e VendingNews.it, la testata giornalistica quotidiana dedicata al vending e all'OCS, certamente non avrà perso di vista tutte le novità che man mano siete riusciti a estrarre e naturalmente porre sul mercato. Massimo, una curiosità: 2021 fatturato 265, 2022 siamo proiettati a sforare 300, in più abbiamo aperto la nostra produzione e la nostra commercializzazione a prodotti che prima non avevamo oppure sui quali puntavamo poco, tipo solubili. Abbiamo una gamma di solubili fantastica e siccome noi siamo bravi a fare il caffè, viva Dio, almeno così si dice in giro, abbiamo preso uno specialista, anzi secondo noi la persona più specializzata disponibile sul mercato. In verità l'abbiamo corteggiato come fosse una bellissima donna, l'abbiamo portata in casa affidandogli la ricerca, lo sviluppo, la messa a punto di una gamma molto importante che onestamente, con tutta sincerità, non ci sentivamo di affrontare noi. Sarebbe uscita una cosa del vorrei ma non posso, che non è nel nostro stile. Cioè, per noi le cose che vanno sul mercato devono essere buone, devono piacere al pubblico, devono essere accompagnate dalla pubblicità, devono esprimere volumi. Diciamo, siamo ambiziosi, però se non parti con una cosa, con una visione ambiziosa e ti accontenti, alla prima defaianza, alla fine è un fallimento. Invece anche per i solubili abbiamo incominciato una campagna e devo dire, io non sono amante di quel tipo di prodotti, li ho assaggiati, fantastici, fantastici. Vi invito ad assaggiarli. Beh, diciamo, a Napoli si dice acquaiù, come l'acqua, con la risposta ovvia, ma è buona, perché lui vende l'acqua e naturalmente deve dire che è buona, ma nel tuo caso insomma, cioè, c'è maggior obiettività. C'è obiettività, fermo restando che tu sei un amico, insomma, non è mi stai aiutando. L'acqua è fresca, la risposta d'acqua io, l'acqua com'è, da napoletano, l'acqua è fresca. Ciò vuol dire che ognuno decanta quello che fa e quello che vende.
Però una cosa, noi l'abbiamo già lanciato sul mercato, diciamo in una sorta di prevendita, e il riscontro positivissimo è quello dei nostri clienti. Ed era proprio quello che volevo far tirar fuori, perché in realtà il prodotto è già in fase di commercializzazione e il gradimento è davvero altissimo. Massimo, io ti ringrazio, avremo modo di approfondire tutti i tanti temi dedicati al merchandising di prodotti Borbone, ma anche al marketing, perché voi siete potentissimi con il marketing, siete davvero onnipresenti e multicanali. Sarò lieto di ospitarvi sui miei mezzi al più presto per approfondire tutti i temi che vi riguardano. Per noi è un onore, è un piacere, e poi con te lo sai, è un amico fraterno, ci conosciamo dalla vita, vi svelo un segreto, quindi diciamo, non dico di parte perché non lo sarei mai, per un giornalista non si può dire una cosa del genere, però devo dire gioco in casa, cioè mi sento a casa, anzi più che giocare in casa. Grazie Fabio, grazie a tutti, arrivederci e spero di rivederci ancora prima che tra 2 anni alla prossima fiera, insomma voglio dire, noi siamo a Napoli vicino la zona di Caserta, se vi trovate a passare pure un colpo di telefono l'azienda è casa di tutti e siete benvenuti tutti quanti. Grazie Massimo, noi continuiamo qui a Venditalia 2022, come saprete le novità sono tantissime e abbiamo il dovere di documentarle tutte, grazie ancora. Ciao a tutti, grazie Fabio, ciao, alla prossima.